Grazie e bentornati in questo nuovo video. Oggi giocheremo insieme a Toca. Allora, giocheremo sempre a Toca e oggi, come vedrete nel titolo, c'è una magnifica sorpresa. Allora, però prima di iniziare questo video, cliccate qui sopra, qui sotto, non so più parlare. Comunque cliccate qui sotto la campanellina per non perdere mai i miei video. Ma prima di fare quello, iscrivetevi al canale e lasciate un bel mi piace se questo video vi sarà piaciuto. Ben fatto, adesso iniziamo questo magnifico video. Allora, prima di entrare, eccomi qui, sono entrata e guardate un po', ho comprato dopo, finalmente ho comprato i mondi, ho comprato tantissimi mondi e adesso li andiamo a vedere insieme. Allora, ho comprato l'aeroporto, poi la casa sull'albero e il mare, il Watermelon Club e la natura, là come si chiama, si chiama natura, la natura. Poi la scuola e il parchetto con laghetto, la piscina all'aperto e il dentista. E basta. Adesso, oggi, andiamo a visitare il watermelon. Watermelon? Sì, sì, dice watermelon. Il watermelon. Il watermelon ha 3 piani e ha molti personaggi. Ovviamente è una piscina. Allora, questo è il secondo piano. Prima andiamo a vedere il primo, dopo il secondo e dopo il terzo. Andiamo al primo. Mi cadono le cuffiette. Eccoci arrivati al primo piano. Allora, non ho il mio personaggio, ma che cavolo, eccomi qua, sono andata, sono arrivata, madonna mia. Allora, andiamo qui, che qui c'è la palestra, che facciamo molto sport, che ci fa bene, che la palestra fa bene. Poi qua sta il frullato da fare, qua sta la doccia e qua sta la sauna. Allora, se andiamo a fare la doccia è congelata, guardate, oh mio Dio, è congelata la doccia. Allora, quando andremo qua, lei è comoda, ma se aumentiamo e aumentiamo al massimo è un po' stancante, ecco. Poi da questa parte, quasi qua l'entrata, qua si compra qualcosa, qui ti fa vedere i tre piani, ci dice qui che sta al terzo piano lo scivolo, e questo qua, al secondo c'è lo scivolo sempre e una doccia, e al primo, già stiamo al primo, qua ci possiamo sedere, qui c'è una mini piscinetta dove entrare, ma proprio mini. Andiamo adesso al secondo piano, andiamo a vedere un po' com'è fatto il secondo piano. Allora, eccoci arrivati al secondo piano. Entriamo, vediamolo qua. Bellissimo! Ecco qua il coso che ci hanno detto, che qua si metti ed esce l'acqua. Bellissima. Qua è la piscinetta per i bambini, quindi se i bambini possono andare, è la piscinetta per i bambini. Questo è il castello. Oh, non ci credo, si può spostare. Non ci credo. Wow. Poi qua sta il negozio dove tipo vai a mangiare, dove vai a mangiare, ecco. Se ci spostiamo da questa parte, qui sta la piscinetta per gli animali, anche qui, e qui sta il dog, e qua c'è lo scivolo, quindi la piscina. Qui sta la palla, ma andiamo a vedere il terzo piano che è più, ecco. È come dire,
un po' elettrizzante andare a vedere il terzo piano. Perché perché hanno detto che c'è oggi non riesco a parlare. Non so il perché. Questo è il mio problema, che oggi non riesco a parlare. Che bello. Allora, stanno gli scivoli. Allora, ecco qui. Qua si fa la schiuma, non ci credo. Allora, questa è l'altalena. Poi qua stanno i gommoni. Ma qui cosa si fa? Si fanno le foto, non ci credo. È bellissimo. E qua sta il trampolino. Pop, pop, pop. Non ci credo, mi sono dimenticata di prendere il costume. Mo mi bagno tutto il vestito. Questo è un mini bar per dolci. Questo è un ragazzo, ciao. E qui è il momento. Questa è una ragazza, va in acqua perché... Pure tu, perché vai qua? Devi andartene a sedere. Allora, qua sta un gommone, bellissimo. E guardate. Non ci credo, è bellissimo. Allora, prima proviamo l'uno. Il primo. Bellissimo. E mo proviamo l'altro. Oh, dobbiamo salire le scale. Uffa, che elettrizzante. No, non voglio la notte. Oh, bella. Ah, scendi dallo scivolo. E plafte! È caduta giù. Ma andiamo via dal watermelon. Perché dobbiamo andare a prendere il costume. Poi dobbiamo andare a prendere anche mia mamma, mio papà. Dobbiamo andare a fare la serata. La sera. La giornata. Ragazzi, oggi ho un problema. Oggi ho un problema da parlare. Non so il perché. O forse sono troppo elettrizzata che oggi ho comprato questi o non so cosa. Perché sono elettrizzata. Sono elettrizzata perché io non le ho mai avute queste cose. E... mi dispiace per una mia amica, cioè non per una mia amica, per una mia cugina, che lei praticamente non so se li può prendere, e non so, vabbè, allora, sono ritornata a casa. Allora, devo dire a mia mamma di mettersi il costume, immediatamente, e non se li mette. Metto il costume, andiamo al mare. Si deve togliere il cerchietto perché sennò non può andare. Mia sorella dopo se lo mette, o mio papà se lo deve mettere. Dopo gli andiamo a dopo dobbiamo andare a comprare i vestiti per mio papà perché non ce li ha proprio. Loro due hanno i vestiti uguali, che carini. Ma tocca a me e a mia sorella che andiamo nella nostra stanza. In realtà sarebbe la mia, ma poi è arrivata anche mia sorella, cavola, che quella è andata a fare il pigiama party da una sua amica, dove è arrivata e si è presa tutto il posto. Haha, mia sorella non ce l'ha il vestito. Il costume, il vestito è la stessa cosa. Lo so che non è la stessa cosa, però... Comunque non ce l'hai, quindi lo dobbiamo andare a comprare. Andiamo. Io odio quando fa così. Ecco qui i miei personaggi, andiamo qua e andiamo a comprare, no, dobbiamo andare prima andiamo a prendere il costume per mia sorella, che è alla posta, quindi dobbiamo andarlo a prendere. Allora, ragazzi, io sono molto elettrizzata oggi. L'ho detto miliardi di volte, lo so. Non mi dite niente se lo sto dicendo miliardi di volte, ma sono troppo elettrizzata, cioè... Ma davvero, cioè... Poi, mi è successo anche quando ho fatto l'aggiornamento qua, o l'ho visto, oh mio Dio. C'è l'aggiornamento, ho schiacciato l'aggiornamento, paf! E sono uscite tutte queste cose e io ho saltato dal terzo balcone, sono saltata dal balcone, mi sono buttata dal balcone, non so come si dice, però ecco!
No, ragazzi, io sto male. Cioè, io che avevo il costume qua. Lo sono dovuto andare per forza a comprare. Poi ci dobbiamo portare la scatola. Perché là sta dentro, dentro, sta crema solare e tutte le altre cose. Che stupida che sono. Io sono proprio stupida. E non c'è nemmeno il costume di questa qua. Ah, ma dobbiamo andare per forza a comprare in piscina. Uffa. Ma dobbiamo aspettare che dobbiamo andare in piscina, dobbiamo andare a prenderlo e già si fa notte. Dov'è sta la piscina, mo? Allora, ragazzi, scusate se parlo così, ma... per l'emozione, ecco. È per l'emozione. Perché sono molto emozionata e allora l'emozione c'è sempre. Allora, eccoci arrivati dentro. Non mi si mettono le cuffie, ecco cosa mi succede. No, ma io lo odio quando fa così sto gioco. Cioè, eccola, eccola. Pensavo che l'avevo lasciata là la posta, ma dovevo, dicevo che dovevo ritornare là, qua. Mondo sta. Allora, ragazzi, il mio problema, ma io ho un problema proprio grave, che ogni volta che gioco a un gioco mi finisce sempre così, la fine è così. Gatto, vai dentro. Ma pure gli animali fanno così. Ciao. Le cuffie che mi si tolgono. Ma siamo pronti per andare appunto. Dove dobbiamo andare? Al watermelon. Ecco, siamo pronti per andare al watermelon. Allora. Io odio quando faccio così, quando fa così. Eccomi qua, sono arrivata dopo 1000 anni, mi sono anche abbronzata, ciao. Io questo... No, non voglio andare al terzo piano. Io voglio... No, ma dai. Perché non potevo lasciare l'ascensore là? Ecco cosa mi succede. Ma dobbiamo aspettare, aspettare e riaspettare. Andiamo di nuovo al terzo piano. Eccoci qua. Ma lasciamo le cose là. Allora, prendiamo mio papà e mia mamma e mia sorella e dobbiamo andare a trovare. Allora, facciamo una cosa. Allora, prendiamo loro e saliamo sopra. Allora, mio papà sta insieme a mia sorella in questa qua piccola, perché anche se mia sorella ha i braccioli, deve stare per forza nell'acqua piccola. Quindi mio papà sta insieme a lei nell'acqua piccola e noi... E mamma sta qua e io invece, visto che voglio fare le cose pericolosissime, vado a fare lo scivolo, voglio provarlo. Prima mamma si mette la crema perché non so perché, mamma lascia. Si mette anche gli occhiali perché vuole essere fashion. Fashion, e andiamo a provare subito. Prima voglio fare questo verde e paf! E esco dalla dallo scivolo. È bellissima sta cosa. Perché non è che ti dà tutto il divertimento. Toca è uno dei miei giochi preferiti. Perché praticamente ti dà il divertimento. Cioè, chi vede questo video, se al
chi vede questo video, a chi non gli piace Tuca, gli deve subito piacere. Cioè, non voglio dire che gli deve piacere per forza, però a me piace Tuca perché Tuca ha questo mondo divertimento e dove si può andare, si può divertire, si può far tutto. Quindi è un divertimento proprio da spassarsela. Cioè, non è come Roblox oppure gli altri giochi che non fanno niente. Invece su Tuca puoi far tutto, puoi fare le vite, puoi far tutto. Cioè, non è come una... Io che pensavo, cos'è? Un diamante, non ci credo, che bello! Di che va sott'acqua? Anche se è prezioso, no, rimettiamolo dentro perché non è che è prezioso, preziosissimo, quindi le luci... Zac, io sono la dea della luce, non sto scherzando. Voglio farle che fa la schiuma. Salve, vorrei un gelato. No, non voglio due gelati. Uno, per favore, grazie. Grazie. Devo prendere l'asciugamano perché la devo portare. Mamma, tieni, ti ho preso l'asciugamano. Mo te devi sdraiartelo perché sennò mi fai arrabbiare davvero. Muovete, sdraiate, muovete, sdraiate. Ah, dopo mille anni è arrivata. Mangio pure. E però, mamma, però, quando devo mangiare, però, dopo non posso andare a fare il bagno. Già, non me ne importa, io vado. Oh no, poverino. Tenga lo zaino. Tenga lo zaino. Vai in acqua. Vada in acqua. Si rilassi in acqua. Vada sul gommone. Vado anch'io in acqua. Cos'è questo? Ah, non ci credo. Ci credo, c'è anche la pistola d'acqua. Paf. No, non si spruzza. Ah, non si spruzza! No, la musica è inutile. Cioè, chi vorrebbe mai la musica su Tuca? Cioè, devi giocare, non sentire la musica su Tuca. Capito? Quindi, cioè, è inutile. Voglio entrare dentro lo scivolo. Devi far per forza giro per entrare, mi dice il ragazzo. E io gli dico, no, io non voglio entrare. E devi per forza, perché sennò non puoi farlo. Ecco qua. E appena che me lo dice si fa notte. Allora, mamma, io mi sono annoiata di stare qua. E che c'è? Devi andare a casa? Mi sa di sì. Mamma, posso andare nell'acqua alta? No. Dice Nicole. Però quella già si butta direttamente. No, non puoi andare nell'acqua alta. Mi sono buttata tanto. Quindi che senso ha? Allora ragazzi, io spero che questa giornata su Tuca vi sia piaciuto, dice mia mamma. Dove stava l'asciugamano? Ma perché lo metti in orizzontale? Non la voglio in orizzontale io. Vabbè, di che se la tiene un altro. Te, prendi questa, pure questa, te. Questa pure. Perché questo va in orizzontale e questo va in verticale? Se io dico. Allora. Allora, ragazzi. Su, giù. No, no. No, no, si va a casa. Su. Dai, mamma, lasciaci stare un altro po'. No, si deve andare a casa, su.
Subito, vai, su. E io dico, cioè, ma cosa serve andare a casa? Sì? Mi bussano alla porta e non sento niente. Sì? Ah, siamo già scesi. Complimenti che siamo già scesi. Oh no, ho dimenticato i miei vestiti. No, non ci credo. Ho dimenticato il vestito di mia sorella in piscina. Vabbè, chi se ne importa. Tanto altri a casa. Allora, ragazzi. Oggi vi ho fatto vedere il watermelon e... È bellissimo il watermelon. A me è piaciuto tantissimo il watermelon. Cioè, negli altri video l'ho visto e allora ho detto a papà, papi, me lo compri, ti prego, me lo compri. E lui dice, va bene. Poi, allora, al primo momento mi dice che... allora, io gli ho chiesto al primo momento se mi poteva comprare la villa moderna. Però non vi preoccupate che la comprerò, forse. E lui mi dice va bene. Poi arriva, voglio anche quello, e lui mi dice va bene. Poi arriva e mi dice che abbiamo altri 10 euro che mia sorella praticamente ha trovato. E quindi mio papà ha detto che mi potevo comprare quello che volevo. E allora io ho preso su quasi tutti i mondi. Cioè. Allora, cambiamoci, mettiamoci il pigiama. Questo non so dove li posso lasciare. Cioè, qui in casa sono piena di tutto. Devo fare qualcosa. Sì? Che c'è? Allora, lasciamo tutto così. Io spero che questa giornata vi sia piaciuta, vi ho fatto vedere il watermelon. Ci vediamo domani con un altro video. Forse. Ci vediamo, sì, dai. Ci vediamo domani con un altro video. Ciao!